Questa puntata è anche l'occasione per presentare la più grande novità per quanto riguarda il settore Totalago a marchio Trabucco del 2020, che è rappresentata dalla serie di canne Switch. Una serie di canne che ho avuto l'onore e il piacere di disegnare assieme a Trabucco, una serie di canne top di gamma, destinata quindi a chi effettua agonismo, quindi gare di pesca, piuttosto che al pescatore più esigente che vuole sempre ottenere il massimo dalla propria attrezzatura. Si tratta di una serie di canne composta da 13 modelli differenti. 5 sono quelli da tremarella, identificati dal colore rosso, mentre 8 sono le azioni da bombarda, identificate dal colore arancione. Tutte le canne da tremarella sono lunghe 4 metri, mentre invece per quanto riguarda le azioni da bombarda si va da 4,20 m la più corta fino a 5 metri per la più potente, in grado di gestire zavorre da 25 fino a 40 grammi di peso. L'impiego di un carbonio ad alto modulo denominato CX2, ovvero CX2 LRC, che vale a dire a bassissimo incidenza di resina, ha consentito di calibrare al meglio ogni singola azione nei minimi dettagli. Si tratta del materiale più sofisticato di casa Trabucco, che consente di ottenere quindi dei grezzi leggerissimi, robusti e in grado di fornire una risposta elastica estremamente scattante a fronte di qualsiasi sollecitazione. Tutte le vette sono in solid tip e sono realizzate anch'esse con dei materiali di elevatissima qualità e consentono quindi di ottenere la massima sensibilità in pesca, sia nella gestione dell'esca che durante la fase di abboccata. In tutti i casi, fatto eccezione per la B1, B7 e B8, le vette sono innestate dall'alto a baionetta, mentre invece per quei tre modelli che ho menzionato escono in telescopico. Le Switch si caratterizzano per azioni paraboliche e super paraboliche, come proprio vuole la pesca moderna, e tutte, grazie all'impiego del materiale di elevatissima qualità, appaiono estremamente leggere e bilanciate. Purtroppo attraverso un video non riesco a trasmettervi la sensazione di leggerezza, ma vi dimostro quanto è sottile il fusto di una Switch da tremarella. In questo caso ho in mano una T3, mettendovi a fianco una moneta da un centesimo, per la quale potete vedere che risulta più grande rispetto al tappo. Il tappo inferiore, nonostante le Switch siano già estremamente leggere e bilanciate, contiene comunque un bilanciere asportabile e modulabile, scomponibile a piacere. Come vuole una serie top di gamma, abbiamo mantenuto un design particolarmente sobrio, mantenendo il fusto opaco e distinguendo le azioni solamente tra colore rosso per le tremarelle, arancione per le bombarda, e abbiamo scelto una nomenclatura a numeri per identificare ogni singola azione, che va da 1 a 5 per le tremarelle, mentre da 1 a 8 per le bombarde. Le Switch, nonostante voi la vediate nel video in versione già montata, vengono commercializzate come vuole qualsiasi serie di canne top di gamma in versione nuda. Nonostante ciò, ci siamo preoccupati non soltanto del nostro lavoro, ma anche di quello di chi la andrà a montare o comunque di chi l'acquista, e abbiamo cercato di agevolare anche il loro lavoro. Come l'abbiamo fatto? Fornendo a corredo di ogni Switch il kit di anelli, placca di portamulinello e tubetti per la realizzazione degli scorrevoli. Di conseguenza sono solamente da legare. La placca, come potete vedere, è una low profile che aderisce benissimo al fusto, nonostante esso appaia estremamente slim. La zona in cui fissare la placca portamulinello è stata rivestita in una particolare materiale gommato che garantisce comfort e presa anche in condizioni di mani umide o bagnate. Sul basso del fusto possiamo vedere il logo CX2, che rappresenta il materiale top di gamma con cui sono state realizzate, e un nuovo logo mai visto prima, TT Pro, ovvero Trabucco Trout Professional, che sta a identificare tutta una linea di prodotti destinata al pescatore più esigente. Un'altra caratteristica della serie Switch di cui ancora non vi ho parlato riguarda il kit a corredo, l'allenatura, in particolare l'allenatura, che è un'allenatura ibrida costituita da anelli Sea Guide di elevata qualità, in profilo K per tutte le sezioni che compongono la canna, e mentre invece abbiamo scelto il profilo Y in quanto appare più leggero per l'allenatura delle vette, in modo da snaturarne il meno possibile l'azione.